Coppi e Brera, due miti dello sport e del giornalismo sportivo, nati entrambi un secolo esatto fa, nel 1919, sono stati celebrati nel corso della tradizionale Pachada Breriana, appuntamento culturale ed enogastronomico in ricordo del compianto cronista nato a San Zenone al Po. Dopo la presentazione di due libri dedicati al campionissimo e firmati da Gabriele Moroni e Paolo Viberti, autore quest'ultimo di un'inchiesta sugli errori dei medici che decretarono così involontariamente la morte di Coppi, i Senza Brera, gli orfani del Joan, si sono ritrovati per un pranzo svoltosi per la prima volta a Stradella all'interno dell'Istituto Alberghiero Santa Chiara. È soprattutto importante quest'anno perché viene questa manifestazione organizzata in un istituto alberghiero dove finalmente dei giovani si dedicheranno a Brera. È la terza volta che capita. E sono particolarmente contento del fatto che questi giovani cucineranno piatti breriani per gli ospiti che partecipano. Vorrei tanto che dopo il centenario, che ha visto appunto grandi cose dedicate a Gianni Brera, si continuasse nell'affermare il valore di questo personaggio, mi piace dirlo, che oltre ad essere stato un grande giornalista, io insisto nel sottolineare il ruolo di Gianni Brera come promotore, cultore, cantore del nostro territorio. È un ossimoro il papà in famiglia. Non c'era in famiglia. Fisicamente? Fisicamente non c'era, no. Ogni tanto si vedeva che pensava a noi. Era un bravo papà, aveva fatto la scelta di misurarsi col mondo piuttosto che con la famiglia. Allora inizieremo con un antipasto di salumi tipici dell'Oltrepò: pancetta, salame di Varzi, pancetta con cotenna di Stradella, salame di Varzi e coppa stagionata, accompagnata da delle frittatine alle verdure ed una focaccia con i ciccioli. Proseguiremo poi con un risotto a cui ci siamo ispirati per un soprannome dato da Gianni Brera, risotto nuvola rossa, risotto carnaroli pavese mantecato con rapa rossa, robiola fresca e pancetta croccante, un bollito di quarta, quattro pezzi di bollito serviti poi con le salse tradizionali, il bagnetto verde, la salsa di peperoni e la mostarda di Voghera e per terminare una fetta di panettone accompagnata da uno zabaione al sangue di Giuda. Questo è un regalo che il mio amico Adriano Laiolo mi ha dato. Laiolo in quella kermesse del 13 dicembre del 59, come amico, giovane amico di Fausto, era incaricato di dare delle borracce a ogni passaggio del gruppo e alla fine Fausto avrebbe voluto regalargli la bicicletta. Adriano non si sentiva degno di ricevere questa Fiorelli Coppi, che oggi varrebbe una fortuna. Allora Fausto si tolse il caschetto e disse: Adriano, almeno accetta questo. Dentro queste fettucce di cuoio, il 13 dicembre del 1959, si accomodò il capo del più grande sportivo italiano di tutti i tempi nella sua ultima corsa. Un'idea che viene da lontano, dalla mia infanzia, ormai remotissima, cioè l'idea di raccogliere i tanti scritti, perché Coppi in vita pubblicò tantissimo, i tanti scritti autobiografici, di ordinarli, allinearli in modo che risultasse la sua autobiografia. È un libro, Coppi che parla, è la sua voce. E le ho dato il titolo, non ho tradito nessuno, che è il titolo di un articolo, un'autentica lettera aperta ai tifosi, che Coppi pubblica nel novembre del 54 su Epoca. Siamo molto contenti e orgogliosi di aver portato a Stradella questo evento che è stato organizzato dall'amministrazione di Stradella in collaborazione con l'Istituto Santa Chiara e con la Proloco di Spessa, quindi un evento molto importante che ha visto la partecipazione di tanti personaggi con assolutamente competenti in materia. Un'eredità grande e importante quella che ci ha lasciato Gianni Brera.
e che noi cerchiamo di portare avanti nel migliore dei modi, ricordandolo, anche se vediamo che tanti anche intorno a noi, anche lontano da noi, lo fanno spesso, come il comune di Uggiano la Chiesa, come oggi il comune di Stradella. La cosa bella è che quest'anno abbiamo festeggiato il centenario della nascita di Fausto Coppi, di Gianni Brera, e soprattutto quello che emerge è come questi due grandi personaggi del Novecento possono mettere in campo situazioni importanti di gemellaggio, di scambi culturali fra territorio, come accade oggi qui a Stradella.